Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi video review. Mi scuso per le luci, ma sono le 17:40, il tempo è bruttissimo e quindi si fa quel che si può. Prima di iniziare volevo ricordarvi che mi trovate su Instagram, su Facebook e adesso anche su Twitter e trovate nell'info box tutti i link. La recensione di oggi è su un prodotto skincare Kiko ed è l'Intense Peeling, questo qui. Praticamente è un vero e proprio trattamento peeling della durata di 15 giorni in due fasi, che aiuta appunto ad esfoliare la pelle. Io cercavo questo prodotto da tanto tempo perché ne avevo sentito parlare tantissimo circa un annetto e mezzo fa, due su YouTube. Poi più nulla, non l'ha più calcolato nessuno questo prodotto e non riuscivo neanche più a trovarlo in negozio, non lo vedevo. Quindi un giorno mi è tornato in mente e l'ho chiesto alla commessa e mi ha detto sì, lo abbiamo, ma semplicemente non avendo spazio non è tra i prodotti esposti e quindi me l'ha preso dietro e tra l'altro era anche in sconto. Attualmente un piccolo mistero riguardo questo prodotto, perché la scorsa settimana sono andata sul sito per trovare il prezzo intero, che è di 14,90 euro, perché appunto l'ho trovato scontato a 10 euro e qualcosa qualche settimana fa, anzi un mesetto fa ormai, e non riesco, sono tornata adesso prima di registrare il video per avere la conferma che il prezzo fosse di 14,90 euro, anche se sono sicura al 99,9%, e non sono riuscita a trovarlo più sul sito. Ho chiesto subito sul profilo Facebook di Kiko come mai e appena avrò risposta vi farò sapere, cioè lo scriverò magari qui perché il video comunque lo monterò domani, quindi se la Kiko mi risponderà prima, in questo momento vedrete appunto la risposta che mi darà Kiko. Comunque, una settimana fa c'era, quindi eventualmente sono sicura che nei negozi lo trovate ancora. Questo prodotto, appunto, mi è piaciuto veramente tantissimo, tanto che andrò a ricomprarlo, nonostante il prezzo pieno, andrò assolutamente a ricomprarlo. Vi spiego brevemente il prodotto. Sono appunto un trattamento della durata di 15 giorni, quindi trovate 15 di queste bustine doppie all'interno, dove c'è lo step numero 1 e lo step numero 2. Ora, Kiko dice che è un kit esfoliante in salviettine con alfa e beta idrossiacidi, trattamento progressivo in due fasi complementari, che usato quotidianamente per 2 settimane esfolia efficacemente gli strati superiori dell'epidermide, dona luminosità, il gatto è saltato sulla scrivania, e levigatezza estrema. La pelle appare come rinnovata. Non sono altro che appunto delle salviettine che io ora ho terminato e ho buttato. Sono delle semplicissime salviettine imbevute che dovete passare sul viso. Prima appunto utilizzate lo step numero 1, quindi quella che contiene gli acidi, poi lo step numero 2, che è quella che contiene le sostanze tamponi, quindi che neutralizzano l'acido e lenisce. Allora, lo step 1 contiene esfolia grazie ad acido glicolico, mandelico, citrico, malico, salicilico e lattico. Lo step 2 lenisce grazie a ingredienti addolcenti e lenitivi che interrompono l'azione esfoliante degli acidi, quindi sono sostanze tamponi, e garantiscono un'azione protettiva e completa. Dermatologicamente testato, non comedogenico, paraben free, per l'uso appunto leggere il foglietto illustrativo. L'uso è appunto questo: passate il primo step sul viso evitando logicamente il contorno occhi con movimenti circolari, insistendo magari sulle zone dove avete più problematiche. In questo caso per me sono le guance perché è lì che ho concentrato le macchie, le cicatrici. Aspettate un paio di minuti e poi fate lo stesso identico movimento con la numero 2, la salvietta numero 2. Allora, io l'ho applicata appunto per 15 giorni, 15 sere consecutive. Appena le prime 3 o 4 sere sentivo un leggero pizzicore, ma è normale, la pelle si arrossava. Dopodiché appunto andavo ad applicare dopo 2 minuti circa il secondo step e passava insomma tutto quanto subito. Essendo appunto un peeling chimico, quindi contenente acidi, e andando ad esfoliare la pelle, è necessario poi applicare una protezione solare se state all'aria aperta per molto tempo, se vi esponete al sole. Logicamente non potete utilizzarlo d'estate e poi andare al mare a prendere il sole, questo no. Quindi io vi consiglio di farlo in questo periodo. Infatti io l'ho utilizzato
un mesetto fa ormai e aspetterò ancora una settimana o due, poi andrò a ripetere il trattamento. Appunto, Kiko consiglia di non utilizzare nuovamente il trattamento prima delle 2 settimane dal termine, quindi quando finite di utilizzare appunto questo trattamento, aspettate almeno 2 settimane prima di ripetere il trattamento nuovamente. Nel mio caso ormai sono passate già 2 o 3 settimane e quindi aspetterò ancora una settimana e poi andrò a farlo, appunto perché voglio farlo prima della primavera dell'estate, insomma, prima di andare poi magari a prendere più sole. Comunque, in ogni caso, la mattina è sempre consigliata una protezione solare. Mi è piaciuto moltissimo questo trattamento perché ho notato veramente dei miglioramenti importanti. Inizialmente questo prodotto nei primi 3-4 giorni mi ha aiutato a tirar fuori parecchie impurità. E appunto successivamente nel corso dei giorni notavo che la pelle era visibilmente molto molto più levigata. C'è qualcuno che sta suonando il clacson, ora lo strozzerò. Dicevo, la pelle era visibilmente molto molto più levigata, più compatta e i segni erano molto attenuati. Quindi devo dire che questo prodotto mi è veramente piaciuto. Lo consiglio, se avete una pelle impura, magari impurità che rimangono sotto pelle e non ce la fanno ad uscire fuori, ve lo consiglio se avete magari un colorito spento, pelle grigia, anche se non avete impurità ma volete esfoliare la pelle, quindi renderla più luminosa. Ve la consiglio se avete qualche leggerissima ruga di espressione, linea di espressione, perché comunque andando ad esfoliare la pelle favorisce anche il rinnovo cellulare, quindi di conseguenza può essere di aiuto anche da questo punto di vista, e ve lo consiglio anche in casi di pelle disperata come me, dove non vi farà il miracolo, però sicuramente può aiutarvi. Io ora cercherò di risolvere il mistero, non appena Kiko mi risponderà, altrimenti passerò in negozio a breve. Quindi, probabilmente se Kiko mi avrà risposto prima del montaggio avrete già letto se questo prodotto c'è ancora in commercio oppure no. Oppure, insomma, ve lo scriverò in sovraimpressione, non appena riuscirò a capire qualcosa. Comunque, sono sicurissima che la settimana scorsa fosse ancora presente sul sito. Quindi, se lo hanno tolto, sicuramente comunque non verrà più prodotto. Ecco, magari sicuramente nei negozi lo trovate ancora. Io, infatti, andrò prestissimo, appena possibile, a prendere un'altra confezione. Magari è solo un falso allarme, speriamo, perché questo prodotto mi è veramente piaciuto. Se lo avete provato, fatemi sapere. Vi ricordo il prezzo, appunto, è di 14,90 euro a prezzo pieno. Fatemi appunto sapere se l'avete provato e spero di esservi stata utile. Ciao!